Ciao amici, è primavera e per molti di noi con la primavera arrivano anche... Accì! Ecco, appunto, le allergie stagionali. Oggi voglio condividere con tutti voi 5 segreti per ridurre i sintomi delle allergie. Ne sono 5? Non c'è la confezione da 30 che li prendo tutti? Ogni stagione vorrei trovare la soluzione finale, ma sono sempre da capo. Su con la vita! Dei miei segreti ne bastano solo 5, perché insieme formano una sinergia che agisce su più livelli e aiuta davvero in caso di allergia. E in più di 25 anni di esperienza ne ho avuto la prova, tante volte. Andrà bene per me, guarda che la mia allergia è agguerrita, eh? Questa è una sinergia valida per tutti perché è generale e si può affiancare alle proprie soluzioni. Poi, chi vuole una consulenza personale di naturopatia può scrivermi alla mail in descrizione qui sotto. Tra l'altro, le allergie sono tra i disturbi meno capiti da chi non ne soffre, come quando in ufficio ti chiedono: ma non è freddo, perché starnutisci così tanto? Sì, io gli rispondo: perché sono allergica alle domande stupide. Brava, brava, bisogna prenderla con lo spirito giusto. E allora ecco alcune delle migliori battute sulle allergie che ho trovato in rete, tanto per tirare su il morale e per dire qualcosa di nuovo ai fortunati che non soffrono di allergie. Grazie Simona, ci voleva proprio. Bene, adesso veniamo alla mia sinergia in 5 passi per le allergie, con in più un consiglio particolare conclusivo. 1. Alimentazione. In caso di allergie stagionali, la naturopatia consiglia di evitare certi cibi acidificanti, come i formaggi, gli affettati di maiale, i pomodori, lo zucchero bianco, le farine raffinate. Scusa, ma io sono allergica ai pollini nell'aria, non ai tuoi cibi. Lo so, ma ricerche recenti hanno dimostrato che se l'ambiente interno del corpo è meno acido, riesce a reagire con più equilibrio. Poi nel PDF, che potete scaricare gratuitamente, metto gli alimenti più scatenanti per le specifiche allergie stagionali. 2. Intestino. Prendetevi sempre cura del vostro intestino, soprattutto durante la stagione delle allergie. Assicuratevi che sia sempre pulito e privo di fermentazione. Mi sa che qui devo correre ai ripari. E come si fa? Semplice. Bisogna mangiare più verdura, fibre, frutta e bere più tisane depurative, come spiego in questo video. L'obiettivo è che l'intestino si liberi tutti i giorni e con soddisfazione. E se non è così, un bel clistere casalingo può sempre aiutare, come spiego in quest'altro video. 3. Meno stress. Ma sono le allergie ad essere uno stress. Vero,
Per questo bisogna ridurre tutte le altre fonti di stress. Lo stress genera infiammazione, altera le risposte dell'organismo e lo predispone alle reazioni allergiche. Per eliminare lo stress potete fare una bella meditazione o farvi fare dei massaggi ayurvedici, meglio se con il metodo Ayurvedic Touch. Ogni giorno cercate di fare qualcosa che vi rilassi e vi rigeneri, è indispensabile. 4. Difese immunitarie. Ma Simona, anche tu ti ci metti, non ho il raffreddore, ho l'allergia. Lo so, lo spiego in breve. Secondo la naturopatia bisogna sostenere il sistema immunitario per ridurre la risposta allergica dell'organismo. A questo scopo scegliete un buon rimedio antiossidante, un buon integratore a base di vitamine e minerali insieme e un buon probiotico che potenzia le difese invigorendo la flora batterica. E 5. Usate rimedi naturali specifici. Io ne ho già una scorta qui. Tu hai qualcosa di nuovo per me? Ho una buona sinergia. Molti di voi conosceranno il Ribes Nigrum, un gemmo derivato utile proprio in caso di allergia. Ma non tutti sanno che funziona di più se assunto insieme al gemmo derivato di Rosa Canina. Per le dosi leggete le indicazioni riportate sulla confezione del vostro prodotto. Bene, prima di rivelarvi il mio consiglio finale, vi ricordo di mettere il consueto mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Iscrivetevi al canale con un click e attivate le notifiche. Durante il periodo delle allergie è fondamentale tenere la casa e soprattutto la camera da letto pulitissima, più del solito e libera dalla polvere. Non è raro avere allergie incrociate di cui magari non si ha conoscenza e la polvere può essere per tutti un moltiplicatore delle reazioni allergiche. In caso di allergie o presunte allergie, consiglio di affidarsi a laboratori diagnostici. Bisogna fare le analisi del sangue, solo così potete avere certezze sulle sostanze a cui siete allergici e così sapete come muovervi. Bene, vi ho detto tutto. Condividete questo video con i vostri amici, non solo se soffrono di allergie, ma anche per fargli capire cosa passate voi ogni primavera. E scaricate il mio regalo per voi, il PDF con vari diversi rimedi di naturopatia e soprattutto la lista degli alimenti da evitare in caso di allergie stagionali. Non sempre sono chiare queste informazioni, meglio averle chiare. E noi ci vediamo al prossimo video, naturalmente. Ciao! Per tirare su il molare. Cheese.